Esiste davvero il paranormale? Esiste davvero un mondo dove noi esseri umani non siamo ancora in grado di accettare? La mia risposta personale è sì. Credo che esistano cose che vadano oltre la normale comprensione. Oggi parleremo di uno dei casi paranormali più terrificanti mai esistiti, il caso Smurl, che racconta le vicende di una famiglia che fu vittima di attacchi di forze non umane. Il caso fu documentato dai demonologi Ed e Lorraine Warren. Se siete pronti per fare questo nuovo viaggio, allacciatevi le cinture e buona visione. Nell'anno 1972 l'uragano Agnes travolse molte abitazioni, tra cui quella della famiglia Smurl, che tutto a un tratto si è ritrovata senza un tetto dove dormire. Un anno dopo, nel 1973, acquistarono per 18.000 dollari una casa nel West Pittston. Ci vollero molti soldi per restaurarla e farla tornare bella come agli albori. Vissero 18 mesi in totale armonia. Ma ben presto la convivenza nella nuova abitazione si trasformò in un incubo. La famiglia fu bersaglio di eventi poltergeist inspiegabili. Fu vittima di attacchi fisici da parte di strane forze, ma partiamo per gradi. Gennaio 1974, i primi fenomeni. Una strana macchia apparve sulla moquette. Pareti rovinate. Un televisore che scoppia da solo, strani graffi sul pavimento e sulla vasca da bagno appena messa a posto, tubi che scoppiavano da soli. A poco, la loro vita divenne un vero e proprio terrore. Nel 1975 Dawn, la figlia di Smurl, disse di vedere delle persone galleggiare per aria vicino alla sua camera da letto. A questo punto la famiglia giunse alla conclusione che la casa era infestata. Con il passare dei giorni i fenomeni peggiorarono. La radio che si accendeva da sola nonostante la spina staccata, lo sciacquone del water che si attiva da solo, rumori di passi in fondo alle scale. La casa iniziò a puzzare di acido e Jack affermò di sentirsi toccato come da una mano invisibile. Nonostante ciò, gli Smurl diedero alla luce due gemelle, Shannon e Karen. Gli attimi di gioia furono spezzati di nuovo dalla paura. La casa diventò misteriosamente gelida e in più volte si udirono voci. Jack e Janet dissero di aver udito delle frasi oscene. Janet affermò di aver sentito sussurrare il suo nome dallo scantinato, nonostante non ci fosse nessuno in casa. Per Janet non ci fu neanche il tempo di realizzare cosa le stava accadendo. 2 giorni dopo, entrando in cucina, vide una figura nera dai tratti umani che poi scomparve all'improvviso. Shannon rischiò la vita a causa di un ventilatore che le cadde addosso dal soffitto. Jack e Janet furono fatti levitare dalle presenze che si mostravano sempre più ostili ogni giorno che passava. Durante una notte, Janet fu tirata fuori dal letto con forza, mentre Jack rimase paralizzato come se qualcuno fosse sopra di lui. E a questo si aggiunse un forte odore di putrefazione. I graffi sulle pareti aumentarono. Anche la piccola Karen fu presa di mira. Una notte fu scaraventata giù per le scale. Gli Smurl erano increduli e spaventati da tutto ciò. Ma per pura casualità Jack sentì parlare dei Warren, i ricercatori del paranormale, o anche demonologi. Anche se Jack all'inizio era titubante all'idea di contattarli, alla fine lo fece ottenendo un esito positivo. I Warren si presentarono insieme a Rosemary Frau, un'infermiera con poteri psichici. Durante le indagini, i Warren chiesero ai Smurl quale religione praticassero e se avessero mai avuto a che fare con l'occulto. Gli Smurl risposero negativamente a tutte le domande. I Warren scoprirono che la casa era infestata da 3 spiriti e un demone. Ipotizzarono anche che la casa era già infestata prima del loro arrivo,
e di aver risvegliato gli spiriti con la loro presenza. Tentarono di mettersi in comunicazione con il demone, avviando nastri religiosi e recitando preghiere. Lo spirito reagì male, muovendo cassetti e spostando lo specchio. I Warren, dopo vari tentativi, urlarono: "Tu, lurido bastardo, esci fuori da questa casa." Quando la situazione sembrava calmarsi, ecco che riprese a peggiorare. L'apice del terrore inizia da quando Jack fu stuprato da un demone succube, ovvero una donna anziana dentro il corpo di una giovane ragazza. Aveva gli occhi rossi e gengive verdi. Anche Janet fu assalita e stuprata dallo spirito maligno. Gli Smurl dissero ai Warren di aver già tentato di contattare la chiesa, ma essa si era mostrata restia ad aiutarli. I Warren a questo punto riuscirono a portare nella casa Padre McKenna, un prete con 50 esorcismi alle spalle, ma l'impresa non riuscì e non fece altro che peggiorare la situazione. Venne chiamato un Esper, ovvero una persona con poteri paranormali, che affermò che nell'abitazione albergava lo spirito di una donna chiamata Abigail, imprigionata in un armadio. La piccola Karen fu colta da una strana febbre, mentre Dawn fu quasi stuprata da una presenza invisibile. Janet e Mary presentavano tagli e morsi sulle braccia. Le speranze erano perdute. Il desiderio di tornare ad essere felici era forse l'unica ancora a cui aggrapparsi. Gli Smurl a questo punto decisero di rivolgersi alla televisione. Anche questo tentativo peggiorò la situazione. L'entità maligna decise di manifestarsi sollevando Janet e sbattendola contro il muro. A Jack apparve una creatura mostruosa con il volto di un maiale. Janet fu afferrata per il collo procurandole uno shock. Tuttavia, nonostante quanto raccontato, alcuni critici puntarono il dito contro gli Smurl, colpevoli di aver inventato una storia per farsi pubblicità. Ovviamente tutto questo generò critiche, ma gli Smurl non si lasciarono intimorire. Si misero in contatto con una medium, Mary Alice Rinkman, che svolse delle indagini. Affermò poi che la casa infestata era abitata dallo spirito Abigail, citato poc'anzi, e da un uomo chiamato Patrick, che uccise sua moglie dopo aver scoperto un tradimento. Patrick fu ucciso da una folla di persone. I Warren, insieme al vescovo McKenna, continuarono a esorcizzare la casa ottenendo risultati positivi per 3 mesi. Ma dal Natale 1986 le presenze ripresero a molestare gli Smurl, che alla fine decisero di lasciare la casa.